Innanzitutto, sono un grande fan dei tuoi film di guerra da Oscar e dei tuoi personaggi. Grazie. Sì, sì, sì. Ti va di fare un film così intenso da traumatizzare il pubblico? Ora, preparati al miglior viaggio in ascensore della tua vita. Immagina questo. Una squadra delle forze speciali stanno sbrindellando in ammorti su un ponte in rovina. Sono isolati, circondati dall'acqua, ma se ne sbattono il cazzo perché sono il meglio. Quanto cazzo spacchiamo! Mangiala che merda, zombie! Uccidere zombie? Con il giusto supporto possono andare avanti all'infinito. Ma a volte il supporto scazza il supporto. Oops. Siete arrivati dal lato sbagliato! Mando avanti, ragazzi! Ci servono munizioni! Cosa succede quando finiscono i colpi? Da missione di eliminazione a missione di sopravvivenziazione. L'unico modo per vivere è sopravvivere! Una guerra dove il nemico è già morto. Quasi interessante. La protagonista deve raggiungere le munizioni. Altrimenti muore e diventa il nemico. Ok, ok, ce l'ho. È come se l'esodo di agosto si fosse scopato la tangenziale. Questo ponte è il loro figlio. Quindi il traffico vale indietro. Ok, quindi l'eroina è alla fonte di una pandemia zombie. Non ci sono umani, giusto? Niente dialoghi. Solo un massacro di zombie. Solo un massacro di zombie? Ci sono stazioni mutagene! Fanghiglia! Caos! E ora c'è una strada di fuoco! E che cosa vuol dire per l'eroe? Il fuoco rappresenta i problemi con la rabbia. E invece di affrontarla, la evita. Ok. Ok, c'è un treno ribaltato. Aspetta! Una cazzo di autobotte ribaltata! L'esplosione farà cagare addosso il pubblico! C'è un modo per mostrare qualcosa della protagonista? E come no? Sa fare esplodere le cose! L'eroina deve trovare un modo per scendere! Se dovessimo fare un grafico col ritmo, questo sarebbe il momento più basso del film e del ponte! E della mia carriera. Hai detto qualcosa? No. Ora, l'eroina non ha più un posto in cui andare! Letteralmente. Forse possiamo sentire il suo monologo interiore. Lutto, disperazione. Oppure può usare un rampino che fa sempre scena. E la nostra eroina vede una gabbia. Cosa c'è dentro? Forse la gabbia le ricorda di quando è stata una prigioniera di guerra. Certo, e gli zombie qui rappresentano, non saprei, la gente che ha visto morire? Interessante. No!
Quindi l'eroina deve passare da un covo di senza tetto del ponte. Ci sono anche gli zombie che banchettano alla grandissima. Cosa stai cercando di dire sui senza tetto? Che non avere una casa è brutto? A quanto pare vuoi proprio osare, eh? No, senti, i senza tetto sono un problema importante per me. Vorrei che tutti avessero un tetto sopra la testa e uno scaffale pieno di Blu-ray dei miei film. La protagonista raggiunge le munizioni e trova... ta-da-da-da! Una nuova arma! Vuoi più grinta? Che ne dici di un cazzo di zombie? Boom! Colpo di scena! Finisce con un duello con un mostro. No! L'eroina vede una via di fuga. Come, come? Ancora zombie? Esatto! La protagonista vede un posto di blocco. È la fine. O forse no. Cosa troverà il nostro eroe alla fine? Un altro soldato che lo vede come un altro zombie. Boom! Colpo alla testa! Fine! Passo. Troppo incentrato sull'azione e poco sviluppo dei personaggi. Parliamo di sviluppo? Che ne dici di un accordo di sviluppo? Che ne dici di andartene, così non devo denunciarti?